Bello a tutti i follower, io sono Tifoso Roseneno e questo è un altro video sul mio canale. In questo video volevo parlarvi di due notizie. La prima riguarda quello che succederà domani alle ore 18 nello spogliatoio del Renzo Barbera del Palermo, dove verranno annunciate le maglie provvisorie del Palermo, ovvero provvisorie perché c'è il sondaggio fino al 31 agosto, che è dove in pratica appunto potete andare a votare la maglia. Vi lascio in descrizione il link, cioè il link del sito del Palermo. Poi in alto a destra c'è scritto vota la maglia, voi ci cliccate vota la maglia. Per votare la maglia scrivete nome, cognome, eccetera eccetera, indirizzo, email, cose del genere. Poi dopo che dovete andare nella vostra email e confermare il voto. Comunque sta vincendo la stilizzata logo 2019, vabbè, ma appunto per questa è provvisoria, perché quando si chiude il sondaggio molto probabilmente vincerà questo, ormai è sicuro, perché in due giorni, se oggi è il 29, non è difficile, comunque si cambi. È appunto quella provvisoria, perché appunto per farla ci vorranno 2-3 mesi, quindi per il momento domani verranno presentate quelle provvisorie, dove ci saranno 5 sponsor, di cui i sponsor rimarranno quelli per tutta la stagione, ma per la maglia sarà diversa. Questa è la prima notizia, sono molto brevi, mentre la seconda riguarda i diritti televisivi, dove al 99% le partite del Palermo si potranno vedere sotto abbonamento, ovviamente, su Eleven Sport. Eleven Sport che ha vinto su Sky DAZN, su DAZN che non ha fatto, che appunto si era allontanata nell'ultima settimana. E quindi era un confronto più che altro con Sky, ma poi Sky non ha fatto una vera e propria offerta decisa, e quindi Eleven Sport ha fatto un'offerta che dal punto di vista economico conveniva, e quindi molto probabilmente sarà questa. E si cercherà al 100% di riuscire a far vedere ai telespettatori, quindi a noi, la partita di domenica. Però se proprio non ci dovessero riuscire, si slitterà all'8 settembre, anche se a me comunque dell'8 settembre non mi importa tanto, visto che ho l'abbonamento delle partite in casa, mi importa più che altro di quello in trasferta, perché andrò allo stadio per le partite in casa. Quindi io spero che per Marsala, quindi per fra 3 giorni, perché oggi è giovedì 29 agosto, sono le 18:24, spero che lo facciamo vedere, perché mi piacerebbe molto vedere la prima delle partite del Palermo. Appunto, queste erano delle notizie molto brevi e appunto vi volevo dire questo. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, che potrebbe essere stasera, potrebbe essere domani, non lo so. Comunque l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra stasera, ma penso più altro domani massimo, perché altrimenti il tempo comunque di far vedere la partita è molto complicato altrimenti. Comunque ragazzi, noi ci rivediamo a un prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mettete mi piace, consigliatemi di parlare di qualcosa, magari volete qualcosa riguardante il Palermo e non, magari vedete le reaction, tipo il post partita, non lo so, quello che volete ditemelo. Comunque ragazzi, io avevo un'idea, e in pratica volevo fare che per le partite in casa, visto che stare allo stadio e fare la reaction dallo stadio è molto difficile, posso fare ecco, un post partita, quando ritorno vi racconto un po' quello che è successo, i gol eccetera eccetera, come ha giocato. Mentre per quanto riguarda quelle in trasferta, quindi partendo da Marsala, se ci riesco ovviamente, se mi faccio già l'abbonamento prima, perché può essere perché quel giorno non mi faccio l'abbonamento, anche se non penso che già me lo faccio, anche se non so di preciso quando, visto se... Perché, cioè raga, se anche per la partita contro il Marsala non c'è, ancora non me lo faccio l'abbonamento, me lo faccio per la partita, per il 15, che in trasferta, perché contro l'8, contro il San Tommaso, appunto, andrò allo stadio. E vi voglio dire appunto che... Ecco, per le partite in trasferta volevo fare una live. Una live dove faccio la reaction in live, ecco. In pratica per fare live però praticamente sono nel computer, ho fatto tipo la domanda, dentro 24 ore mi dovrebbe accettare, non la richiesta, però tipo la richiesta. E quindi sarò in live
Sempre che se faranno se la faranno vedere sulle mie sporte per domenica 1 settembre alle ore non proprio 15, qualche 5-10 minuti prima, perché non vorrei proprio puntuale puntuale, quindi mettete le sveglie. Sempre però la risposta definitiva ve la darò quando so se faranno, se trasmetteranno o no Palermo, Marsala Palermo. Comunque ragazzi, adesso ufficiale, finisce il video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, lasciate un commento, commentate, ditemi quello che vi piacerebbe che facessi di quanto è Palermo e non. Niente ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Bella follower!